Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Colasso Italia. Questa puntata parleremo della curva di Seneca. La salita è lenta, ma la caduta è rapida. La curva di Seneca, del professor Bardi dell'Università di Firenze, cerca di sintetizzare le fasi del collasso di un sistema complesso. Come questa curva ci può essere utile per ragionare intorno al collasso dell'Italia? Facciamo alcuni esempi pratici per capirci al volo. Roma repubblicana dal 509 a.C., poi scissione dell'impero romano d'Occidente e d'Oriente nel 395 d.C., caduta dell'impero romano nel 476 d.C. Ecco, il processo di collasso dell'impero romano d'Occidente durò appena 81 anni, dal 395 al 476 d.C., ossia appena l'8% della durata di tutta praticamente la fase della nascita espansione Pax Romana, che va e calcolabile dal 509 a.C. fino al 476 d.C. Ecco, non so il numero dei decessi causati dalla caduta dell'impero romano, ma fu un totale collasso del sistema economico istituzionale romano, con nascita poi di un nuovo paradigma, appunto, del Medioevo. Nave RMS Titanic, conosciutissima da tutti, costruita dal 1907 al 1912. Ecco, ma il processo di affondamento durò circa 2 ore e 40 minuti. Quindi praticamente ebbe a durare il collasso solo 0,0059% di tutta la vita del battello, ossia 2.6 diviso 43.800 ore per costruirla e periodo di vita. Il collasso inizialmente fu lento, poi passati alcuni tipping point il processo accelerò. L'affondamento del natante spezzato in due durò appena qualche minuto, causando il 68% dei decessi della popolazione. World Trade Center, le torri gemelle, costruite dal 1966 al 1972. Quindi praticamente in 6 anni, poi prima della caduta dell'11 settembre 2001, praticamente le torri gemelle rimasero in vita per 29 anni. Il processo di collasso durò appena 1 ora e 42 minuti. Transitati alcuni tipping point, il crollo delle torri fu istantaneo, causando appunto solo il 30% dei decessi di tutta la gente che era nelle torri. Ogni collasso ha il proprio timing, il proprio tipping point. In questo caso il collasso è durato solo 0,0055 millesimi della vita praticamente delle due torri. Ecco, la curva di Seneca, che appare come una generica curva di infinite curve con curtosi negativa e con un diverso ratio di discesa. Questo fact non è sconosciuto in economia. La curva di Seneca ricorda un infinito fascio di curve in marketing riconducibili al ciclo di vita di prodotto, nel caso in cui il consumo del prodotto poi venga rimosso. La curva di Seneca ricorda un fascio di curve sigmoidi sulla saturazione di mercato, nel caso in cui il consumo non venga rimosso, in cui i ratei di vendita diventano non praticamente di crescita della vendita diventano nulli e il consumo consolidato diventa praticamente una utility. Si pensi all'introduzione dell'elettricità, dei carburanti derivati dal petrolio, dal metano, ecco, in generale un po' tutte le commodities con un beta minore di 1 e con una domanda appunto viscosa. Cosa che differenzia la curva di Seneca dalle altre è il fatto che non è una curva normale, non è una sigmoide che continua all'infinito in modo asintotico e non è nemmeno una curva che si interrompe all'improvviso per rimozione del consumo. Ecco, la curva di Seneca descrive fasi di sviluppo, maturità e collasso. Esistono infinite di curve di Seneca, sono calcolabili a posteriori sapendo ogni dato. Descrivono un fenomeno, praticamente una distribuzione con una curtosi negativa,
cioè in cui la media è minore della mediana, che la mediana è minore della moda. In che misura la curva di Seneca con una curtosi negativa, in cui la media è minore della mediana e minore della moda, ci può essere utile per prevedere il futuro? Eh sì. Come potete vedere, ecco, si riconosce il patto della curva di Seneca. Il collasso dell'Italia, ecco, è a mio avviso iniziato dal 1989 con la fine della Guerra Fredda. Sono già saltati molti tipping point positivi che avrebbero potuto dirottare il destino dell'Italia risanata negli USA con un cambio di paradigma energetico mondiale e senza guerre puniche per il controllo demografico in Africa. Sono invece emersi, dalla storia, altri tipping point negativi, come ad esempio quello del 2001, titolo quinto, che hanno aggravato la situazione, e poi dal 2008 la strategia di rigenerazione di Soros. Se volete espandere il tema sulla strategia di rigenerazione di Soros, i links li trovate in descrizione di questo file. Prima cosa da capire è che per mitigare i danni futuri ed adattarsi allo stile ambiente economico prospettico, c'è da comprendere che l'Italia non potrà più crescere ed espandersi economicamente. I miti della crescita economica del 1960 sono miti. L'ambiente economico del XXI secolo è avverso alla crescita economica a causa della sovrappopolazione e dei danni da cambiamento climatico, scarsità, guerre e quant'altro. La seconda cosa da capire è che il popolo italiano deve scegliere se vuole sopravvivere nel XXI secolo oppure se il popolo italiano vuole estinguersi nel XXI secolo. Vi invito a fruire il podcast I futuri possibili della penisola italica nel XXI secolo. È probabile, a mio avviso, che prima o poi la caduta del rating del debito pubblico italiano a junk bonds in BA1. Probabile appunto che questo evento inneschi una rovinosa catena di eventi che, combinandosi con gli italici problemi finanziari pregressi, quanto con eventi tipici di XXI secolo, ecco, la Repubblica Italiana inevitabilmente collassi e si disgreghi e si dissolva sprofondando in Africa. Ecco, le faglie economiche, politiche, sociali, giuridiche che oggi sono stupidamente cavalcate immaginando che un po' tutto sia politica, ecco, diventeranno cause di guerra civile nella penisola italica. Se volete espandere questo tema, vi invito a fruire il podcast Climate Change Wars, universi di interstizi irrazionali. Tornando a bomba sul tema del collasso e del modello della curva di Seneca con curtosi negativa, dove sta il floor del collasso? In quanto tempo nel collasso ci si arriva sul floor? Ecco, non credo che sia calcolabile, il timing degli eventi ce l'ha la termodinamica, la demografia. Poco c'è di predicibile nel futuro calendarizzandolo, dato che il futuro non è noto e non è scritto. Sono però note, già note, le logiche di compressione degli eventi futuri, ossia sono già conosciute le relazioni logiche delle cause di detonazione. Polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica, cambiamento climatico. Non sono possibili eventi sentinella di World War III in Asia. Sono attesi tanti eventi sentinella di guerre puniche 2, di cui ne abbiamo sinceramente già cataste assecchiate. Sappiamo già tutto quello che serve per riconoscere gli eventi futuri che emergeranno dalla storia. Sono già emersi tutti gli eventi sentinella di guerre puniche 2, addirittura con freccia temporale negativa. C'è poi la questione degli attrattori guerrafondaici. Sono pendoli o attrattori strani? Oh, forse lo scopriremo sicuramente entro il 2050 oppure nel XXI secolo. Comunque per l'Italia sono già quasi tutti predicibili gli eventi economici del collasso, causati dalla termodinamica e dalla sovrappopolazione in scarsità. Vi invito a fruire la playlist Focus, il collasso dell'Italia, la rovina della penisola italica nel XXI secolo.
dove sta il floor dell'Italia? Boh, dall'Overshot Day il floor starebbe a circa 22.2 milioni con il 66% dei decessi, ammesso di mantenere l'attuale livello di produzione con una nuova piramide del ciclo alimentare. Non è detto che sia implementabile a causa dei 3.000 miliardi di debito pubblico italiano. Però chissà, magari se fosse implementata, siccome le coltivazioni di alghe e le farine di insetti per l'allevamento di pesci sono attività abbastanza più resilienti delle coltivazioni in serra che necessitano di energia, e quindi le fonti di energia alternativa a quanto le serre sono più vulnerabili agli eventi meteo estremi di quanto lo siano praticamente nelle strutture di allevamento in mare per alghe e per pesci, quanto in locali ben chiusi e protetti per la produzione di insetti. Quindi praticamente magari la base della piramide del ciclo alimentare contro l'overshot, chissà, forse potrebbe ampliarsi sostenendo anche di più dei 22.5 milioni di persone. Appunto, non è riuscire a calcolare esattamente il floor che a mio avviso spetta un po' agli agronomi e biologi da tenere appunto il conto di questa stima del floor, ma bisogna tenere conto, in dovuto conto, anche del contesto in cui tali attività si sviluppano, perché se poi tali attività faticosamente costruite finissero distrutte per guerre puniche, per assenza di protezione dei confini, a nulla servirebbe avere praticamente costruito e implementato una piramide alimentare resiliente all'overshot 2050 se poi finisse distrutta nelle guerre puniche. Che dicono i miei focus sul floor? Beh, i focus della contabilità del gioco di guerra hanno lo scopo di stimare il tempo del processo bellico, perché il tempo è una variabile chiave nella dimensione militare, a cui tali focus erano attaccati per la stima del teatro bizantino nella Terza Guerra Mondiale. Nel molto probabile universo pessimista, il nuovo Medioevo, le guerre puniche durerebbero circa tra i 15 giorni e i 4 mesi, con la quasi totale morte degli italiani. Nel poco probabile universo atteso, ci sono due eventi indipendenti ed incompatibili. Guerre puniche 2 per diversione strategica di Terza Guerra Mondiale, il processo bellico si estingue in circa 7 mesi, con circa il 66% della superficie dell'Italia distrutta. Oppure, le guerre puniche 2 per cause endemiche, il processo bellico si estingue in circa 15 giorni, al massimo 7 mesi, però con danni limitati alla sola zona colpita. Dove sta il floor della curva di Seneca? Boh, forse tra 0 e poco meno di 22.5 milioni. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire il podcast Impatti spietati di XXI secolo delle guerre future tra Africa contro Europa. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao!